insieme quali sono i titoli dei quotidiani web regionali di oggi. Partiamo con Olbia.it. Migranti in rivolta, occupato il centro di accoglienza. Ieri mattina nel piccolo comune di Cargeri, in provincia di Sassari, è scoppiata una rivolta tra i migranti ospitati nel locale centro di accoglienza. La protesta sarebbe scaturita perché il cosiddetto pocket money non sarebbe stato pagato. Si tratta di un contributo giornaliero pari a 2,50 euro, utile solo per le piccole spese giornaliere. Secondo i migranti ospitati nel centro, i profughi ospitati altrove lo percepiscono regolarmente, mentre loro no, e per questo hanno occupato la struttura gestita dalla Casa Regina Margherita di Cargeri. Proseguiamo con Sassari Notizie. Nubifragio su Sassari, crolla il muro di cinta nel retro di Conforama. Tuoni spaventosi si sono abbattuti su Sassari e nei dintorni nelle prime ore del mattino, accompagnati da grandine e pioggia in grande quantità. Il maltempo ha causato danni e disagi in tutte le zone della città, ma l'evento più drammatico si è verificato al centro commerciale Conforama. Il muro di cinta della struttura ha ceduto, crollando sulla rampa di carico e scarico merci, creando una grossa cascata d'acqua. Proseguiamo con la Nuova Sardegna. È finita l'attesa degli sciatori sardi. Dalla stagione 2016-2017 Fonni avrà la seggiovia. Appaltati i lavori dopo 30 anni, decolla il progetto dell'impianto sul Monte Spada. Il vice sindaco Salvatore Mulas: finalmente i sardi potranno sciare su una pista moderna. Ora, tra autorizzazioni che non arrivano mai e di finanziamenti, i 3,5 milioni di euro stanziati già nel 2008 saranno impegnati dalla ditta Qualbu, che si è aggiudicata l'appalto assieme ad un'impresa piemontese. Alger.it, algheresi in gara al premio nazionale innovazione. La finale nazionale per le start-up innovative si terrà a Rende in Calabria il 3 e il 4 dicembre prossimi. 63 sono i progetti che competeranno per aggiudicarsi la vittoria alla più grande capillare Business Plan Competition d'Italia. Smart Sensory Box è il nome del progetto proposto dal team algherese. Si tratta di Carlo Piga, chimico, Marco Niedu, ingegnere informatico, e Gavino Balatta, consulente d'impresa. Proseguiamo con le cronache nuoresi. Attentato dinamitardo a Orotelli, bombola su un fornellone. L'esplosione ha danneggiato il capannone industriale. Approfittando del maltempo, hanno potuto agire indisturbati intorno alle 20 del 25 novembre, dopo aver forzato una finestra. Si sono introdotti nel capannone, nel quale si producono infissi in alluminio, nella zona industriale di Orotelli, portandosi appresso una bombola di gas ed un fornellone. Il TV.it, Oristano è stato deferito in stato di libertà per spaccio. Nella mattinata di ieri, giovedì 26 novembre, i carabinieri del dipendente nucleo operativo radiomobile, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al contrasto del fenomeno di assunzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di MG classe 1980, disoccupato di Oristano. In seguito ad una perquisizione del domicilio sono stati sequestrati marijuana, cocaina, sostanza da taglio ed un bilancino di precisione. Il giovane è stato deferito in stato di libertà dalla Procura della Repubblica di Oristano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Villacidro.info, a San Luri neanche la pioggia ha fermato gli oltre 1000 alunni delle scuole secondarie della provincia del Medio Campidano. Ieri sono scesi in piazza, così come annunciato, le scuole del Piga di Villacidro, Marconi di San Gavino e il Vignarelli di San Luri. La protesta è scaturita dalla mancata accensione del riscaldamento nelle aule, così come previsto per legge, entro il 15 novembre. Dopo 10 giorni al freddo, in particolare questa settimana dove le temperature sono scese sensibilmente, gli studenti della provincia hanno deciso di protestare con una manifestazione pacifica. E concludiamo con Cagliari Pad, lavoro disoccupati a zappare in campagna. È arrivato l'accordo tra Caritas e Coldiretti. La filiera ortofrutticola ha un potenziale enorme, questa è un'esperienza pilota ed è difficile fare previsioni. In teoria sino al 2020 in questo settore potrebbero stabilizzarsi 1.000-1.500 persone anche con la creazione di nuove aziende. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.